Siamo con Alberto Santoro, insomma, un pilota che ha speso tanto della sua vita per le corse, un amore nato da subito, poi sfociato già dai primissimi anni 2000 in un impegno duraturo con tante macchine anche di grande griff, quali l'Osella, l'Eradica, l'Alfa Romeo GTA, con cui ha vinto anche un Alfa Revival Cup. Insomma, le esperienze non sono di sicuro mancate. Quest'anno è stato entusiasta spettatore di un pilota che ha seguito fin da quando ero molto piccolo, Giuseppe Castiglione, fresco campione italiano slalom. Alberto, una stagione per voi avvincente. Sì, avvincente perché abbiamo messo a frutto, diciamo, tutto l'impegno di questi due anni. Diciamo, io avevo lasciato questa macchina perché Giuseppe ha vinto il campionato con la mia ex Radical, che è una cosa che mi inorgoglisce tanto. Avevo lasciato questa macchina non in ordine per tutta una serie di problematiche che non voglio neanche rimarcare, e quindi Giovanni, il papà di Giuseppe, si è messo molto d'impegno per cercare di dare un indirizzo tecnico diverso e di rimettere in carreggiata dal punto di vista delle prestazioni questa macchina. Il primo anno abbiamo faticato perché il livello si è alzato tanto, perché i competitors, diciamo, attuali che calcano le scene del campionato italiano sono molto preparati tecnicamente e anche con abili doti di guida. Quest'anno invece, dopo aver fatto magari qualche scelta tecnica infruttuosa lo scorso anno, siamo riusciti a fare il salto di qualità che volevamo e che ci aspettavamo. E poi Giuseppe ha capitalizzato, quindi siamo molto contenti. Diciamo, io sono stato spettatore, sono andato solo a Serra Stretta a vedere l'ultima gara per una soddisfazione mia personale, per poter finalmente ribadire il fatto che anche un piccolo gruppo di persone senza grosse doti tecniche o grosse doti di esperienza, ma con tanto sacrificio e tanto lavoro, può riuscire contro grandi, grandi preparatori, contro grandi, grandi piloti, a vincere un campionato italiano slalom. È un titolo che senti particolarmente, in parte ovviamente, tuo. Diciamo che nel 2015 avevi lasciato in pianta stabile, con qualche esperienza nel 2016, poi più a rango più ridotto, il mondo degli slalom in forma continuativa, perché insomma manifestavi un po' di perplessità per certi aspetti dell'ambiente che non erano più confacenti alla tua passione. No, diciamo che nel 2015 fino a metà stagione c'era la possibilità concreta, nonostante fossi all'esordio del campionato italiano, di poter giocare le nostre carte, perché avevamo una macchina mediamente competitiva. E poi a metà stagione sono successe tutta una serie di eventi non legati alle mie prestazioni che hanno fatto precipitare i risultati, e poi diciamo che è transitato nel 2016, dove praticamente eravamo indietro noi sui nostri tempi di 10 secondi ogni gara, e tutto questo era inaccettabile. E quindi ho preferito fermarmi e raccogliere un po' le idee e rimetterci in gioco con questa macchina, smontandola tutta e togliendo tutto quello che non avevamo trovato ma che ci doveva essere su questa macchina. Abbiamo perso un po' di tempo per capire, anche perché l'evoluzione tecnica va avanti, come dicevo prima, ci confrontiamo, il livello degli slalom è diventato altissimo, non è più quello di qualche anno fa, e quindi ci confrontiamo con il meglio che c'è dal punto di vista tecnico e motoristico in Italia, e questo ci fa piacere. Poter vincere adesso, magari con qualche anno di ritardo, ci fa piacere, perché siamo un piccolissimo team. Diciamo, io adesso faccio poco, però diciamo, Giovanni Castiglione è riuscito a dare a questa macchina la dignità che questa macchina meritava magari anche in passato, e chi poteva seguirla non l'aveva fatto nel migliore dei modi. Beh, dignità è sicuramente una parola molto forte.
come forte è stato l'impatto di un titolo vinto con merito da un pilota che già in passato aveva mostrato grandi doti. Giuseppe Casiglio nel 2018 è tricolore slalom, Giuseppe Casiglio nel 2019, a questo punto i tanti appassionati sognano di vederlo, diciamo, in forma più continuativa in quei palcoscenici che sicuramente merita, come ha già dimostrato, insomma, magari salite senza postazioni su macchine che ne capitalizzino il talento. Ma io non so quello che si riuscirà a fare, dipenderà pure dalla volontà di Giuseppe, che adesso ha un bambino piccolo, magari con molti sacrifici deve lasciare ogni fine settimana la moglie a casa, queste sono cose personali, che... però cercheremo noi di dare il nostro piccolo contributo affinché possiamo portare avanti diciamo, l'esperienza e tutto quello che per il know-how di questo piccolo gruppo di persone che quando si impegna con fatica e orgoglio raggiunge pure i risultati. Alberto Santoro, insomma, non ha declinato assolutamente la possibilità di essere di nuovo al volante, magari in impegni spot, cioè facendo soltanto quello che di volta in volta gli piacerà. No, la passione per le macchine resta sempre con me, resta dentro, si può esprimere attraverso mille modi. Diciamo, mi sono stancato di vedere determinate atteggiamenti e determinate cose nelle gare che magari mi hanno un po' messo ai margini, però non sto continuando a fare tante altre cose sempre legate al mondo delle automobili e continuo a divertirmi a modo mio. Non è la competizione la mia passione è l'automobile, e quindi l'automobile si può vivere in mille altri modi. Per questo ti ha vinto così tanto anche questa formula della regolarità che vediamo tu affrontare, che ti vediamo affrontare con un piglio molto determinato e che già ti ha portato ad avere dei buoni risultati. Ma io 20 anni fa, diciamo, avevo lasciato la regolarità per poi andare nella velocità, ero ad un discreto livello. Sono ritornato dopo 20 anni, ho trovato un livello pazzesco. Una competizione sfrenata. Non nascondo che ci stiamo impegnando insieme a mio figlio per avvicinarci, e sembra che tutto stia andando verso le nostre aspettative, però senza grosse velleità dobbiamo divertirci, dobbiamo studiare, ci dobbiamo applicare, ci sono strumenti nuovi, ci sono formule di gare nuove, e quindi è un mondo che devo completamente riscoprire. La soddisfazione più grande che ti sei tolto al volante? Penso che sia aver vinto il campionato dell'Alfa Revival Cup, la classe dell'Alfa Revival Cup in pista, 6 piste completamente sconosciute, con compagni diversi, in un ambiente molto competitivo, con macchine uguali, dove è il pilota che fa la differenza. Io non avevo mai fatto pista, pensavo di non essere capace, invece siamo riusciti a vincere al primo anno con una gara di anticipo, e questo, diciamo, mi ha inorgoglito molto su piste difficili come il Mugello, come Imola, come il Red Bull Ring. Non era semplicissimo, non era scontato, però siamo riusciti a capitalizzare il massimo. Visto dall'esterno il CQM, insomma, grandissime prestazioni, ormai forse anche eccessive, esagerate, dacci un giudizio, insomma, su quelli che sono gli interpreti assoluti di questo tricolore. Ma io quest'anno sono andato a vedere da spettatore la Monterice e mi sono messo in un punto estremamente tecnico e ho apprezzato moltissimo le capacità di guida di almeno una trentina di piloti. Qualcuno sapevo di essere capace, ma qualcuno a me sconosciuto, ma mi hanno impressionato le vetture turismo, le Uno Italia, Gruppo A, perché forse nei prototipi, negli sport prototipi, ormai la differenza tra una stagione e l'altra la può fare la mescola della gomma, un po' di performance in più dovuta al miglioramento della macchina, ma non c'è questo miglioramento, questo gap in avanti come ho visto nelle Uno Italia. Mi hanno
e poi alcuni piloti che non conoscevo li ho visti guidare, mi hanno veramente impressionato, quindi devo dire che vedo un progresso in questa macchina veramente notevole. La gara siciliana più affascinante, la gara italiana più affascinante? Personalmente amo Ascoli, come ma è solo un mio giudizio, amo l'ambiente che c'è, la logistica, amo gli organizzatori sono sempre estremamente carini con me, quindi diciamo io mi trovo bene ad Ascoli. Forse dal punto di vista tecnico ci saranno gare molto più impegnative, ma io per me vado sempre ad Ascoli quando posso, con grande piacere. La gara siciliana che ne dico due, che ho fatto diciamo con l'Alfa Romeo l'anno scorso, entrambe per la prima volta ed in condizioni rimaneggiate, una perché sono saltate le prove e quindi ho fatto solo la gara, e l'altra perché ho fatto le prove con una ruota bucata dall'inizio alla fine e poi il tracciato fu inondato d'olio. Mi sono affascinato sia alla Cefalugi Bilmanna e sia a Sortino, che con le diversità di due tracciati differenti mi sono sembrate proprio molto tecniche, molto valide sotto l'aspetto della guida. Con il senno del poi c'è qualcosa che non rifaresti nella tua carriera automobilistica? Certamente, perché sbagli personalmente ne ho commessi tanti e l'esperienza poi porterebbe ad evitare questi sbagli, però se non fossi transitato attraverso questi sbagli non sarei la persona che sono, non sarei diventato questa persona, quindi fa parte del bagaglio culturale di ognuno di noi sbagliare, penso che sia umano. Cambierei tante cose, però mi sono sempre divertito e quindi non ho pregiudico nulla e non accuso nulla, diciamo, di quello che ho cercato di fare il mio massimo, partendo sempre dal punto di vista che io sono un pilota della domenica, che ho iniziato a correre a 31 anni e quindi diciamo prima mi divertivo solamente a vedere gli altri correre, quindi ho cercato di fare il possibile sempre con grande dignità e grande serietà e io personalmente sono molto contento. Ricordi una gara rispetto alle altre che ti abbia dato maggiori gioie e sensazioni, non per forza corrispondenti ad una vittoria, una gara in sé, un evento in sé, non sì, per forza una serie? Ricordo una uno slalom a Castelbuono, dove la terza manche stavo attaccando a fondo perché c'era la possibilità concreta di vincere e poi per un mio errore di guida diciamo sono uscito fuori ad un bivio e mi sono dovuto ritirare in quella manche e feci diciamo terzo o quarto assoluto, che era il risultato della manche precedente. Però ero veramente contento di come stavo guidando, di come rispondeva la macchina, e penso che senza quel banale errore dovuto, uno dei pochissimi, dovuto a questa voglia di vincere quella gara in particolare, avrei potuto conseguire un risultato importante e comunque non sono sceso dispiaciuto dalla macchina, perché era un tentativo di fare il mio massimo e quando uno cerca di fare il massimo può anche commettere qualche errore. Bene, grazie ad Alberto Santoro per essere stato con noi, insomma lo aspettano nuove sfide e certamente noi le documenteremo come abbiamo fatto in passato, insomma un contributo di passione vivida e genuina da parte sua. Grazie, un saluto a tutti voi.